Consigliere Scaramelli, qual è il commento del PD a questa legge che lei ha definito una legge di buonsenso? Una legge di buonsenso, una legge che riguarda la dignità delle persone. Siamo la regione Toscana che è culla di accoglienza, di solidarietà, di un sistema sanitario e sociale che tende la mano verso tutti in maniera universalistica e quindi ancora di più nei confronti di coloro che dimorando sul nostro territorio hanno bisogno di un'assistenza sociale, di un'assistenza sanitaria. E questo appunto per tutelare i cittadini toscani. Si tratta di numeri irrisori, si tratta di 2.900 persone circa, se pensiamo a quelle che non avranno i permessi di carattere umanitario, se togliamo i 3.000 che usciranno dai casse con i 100 che magari possono al massimo essere rimpatriati, si tratta di 2.900 persone, sono lo 0,07% dei 3.800.000 cittadini toscani. Questo vuol dire che appunto noi non abbiamo uno stanziamento economico aggiuntivo perché rientra nel plafond delle nostre risorse, però appunto anche a chi grida prima i toscani, prima gli italiani, bene, se vuoi che i toscani e gli italiani siano messi in salute, tu hai bisogno che le persone che vivono al loro fianco siano curate, siano assistite, si possano fare i vaccini, si possa fare prevenzione, si possa fare assistenza sanitaria e sociale, ma si possa mettere nelle condizioni i comuni, gli enti, le associazioni di poter tendere una mano, aiutare magari chi più di altri ha bisogno per un principio generale di poter stare tutti in salute, tutti in sicurezza. Noi oggi siamo di fronte a chi fomenta paure ma determina insicurezza, mentre noi vogliamo dare ai cittadini toscani sicurezza, c'è chi fomenta delle insicurezze, c'è chi vuole pensare, determinare che l'altro o il povero di turno sia la causa del problema della povertà di un altro povero. In quel caso, io ho avuto modo di dire in aula, è l'egemonia delle classi dominanti, perché in quel caso il potere ha già vinto. Allora noi siamo di fronte a chi vorrebbe tutelare uno status quo delle situazioni, non accorgersi dell'invisibilità del problema. Il problema esiste, il governo non lo sta gestendo, perché in questo momento se noi abbiamo 3.000 persone che rischiano di non avere più permessi umanitari, ma i rimpatri sono 100, la differenza fa 2.900 persone che vanno accompagnate verso i loro percorsi, e per farlo abbiamo fatto una norma di principio, di buon senso, che credo che insomma abbia dimostrato anche di avere l'allargamento della maggioranza e più forze politiche che ne hanno dato consenso e hanno sostenuto che questa era una norma che fondamentalmente nei confronti delle persone determinava un livello di assistenza minima essenziale che insomma è culla e cultura della nostra regione.